Amici di Battista 70 Phone, benvenuti al test sulla parte ludica del Meizu Pro 6. Vediamo all'opera questo famoso processore DecaCore Helio X25 accompagnato da una GPU Mali-T 880 MP4. Andiamo ora a sbloccarlo, fingerprint. Ok, eccoci qua. Andiamo a vedere il solito gioco che utilizziamo quasi tutti per la parte, diciamo, grafica e ludica. Partiamo con Real Racing 3, andiamo a lanciarlo. Il volume è piuttosto alto, ma sinceramente non mi soddisfa un granché perché è abbastanza sbilanciato verso gli alti e non è un granché sui bassi. Ne parleremo poi approfonditamente nella video recensione, ma vi dirò che anche in cuffia stesso problema, non si può tenere al massimo e anche al massimo non mi soddisfa per quanto riguarda i bassi. Però va bene, ne parleremo poi più approfonditamente. Andiamo a vedere la solita NASCAR. Ok, eccoci qua. Ribadisco, il volume è alto, ma lo trovo sbilanciato. Ok, dai, vediamo un po' come si comporta. Solita visuale interna, ovviamente visuale degli specchietti, nessuna limitazione dal punto di vista grafico. I dettagli sono tutti al massimo, ottima la manovrabilità come possiamo notare. Questa è la nostra solita guida prepotente. Ok. Eccoci qua, entriamo nella scia, usciamone. Potete vedere che i movimenti sono veramente minimi. Si controlla veramente in maniera molto agevole. Nonostante siamo alla velocità massima, siamo a circa 300 all'ora, si riescono a fare le curve veramente col minimo sforzo, come potete notare. Molto preciso. Vedete, i movimenti sono veramente molto limitati. Adesso avremo un giro a disposizione da poter fare a chiodo. Potete vedere, veramente una manovrabilità eccezionale, non c'è la minima perdita di frame, almeno io non ne ho noto. Ok, ho esagerato. Comunque abbiamo quasi 800 metri di vantaggio sul secondo, possiamo permetterci questo ed altro. Ok, come avete visto, nessun tipo di problema e giocabilità devo dire veramente molto elevata. Ok, brutalmente usciamo, entriamo su Asphalt 8, giusto per fare un po' di spettacolo, vedere un po' come si comporta anche qua. Per quanto riguarda la caloria, vi dico che ho già fatto vari test, ho giocato anche abbastanza a lungo, non si va oltre i 40 gradi. Ovviamente lo avverte, si avverte un po' di più perché avendo il retro in alluminio la caloria è più evidente, ma non è mai superiore ai 40 gradi, quindi è una cosa accettabile. Ok, andiamo a fare la sfida Alfa contro Mini. Sì, ok, un po' di pubblicità che non guasta mai. Procediamo, inizio gara. Ormai abbiamo scelto sempre i soliti circuiti, andiamo su Barcellona. Tempi di caricamento piuttosto ridotti, abbastanza veloce. Vediamo anche qui come si comporta. Diamo subito una bella sfiammata. Andiamocelo subito dalle balle. Vedete che anche qui la giocabilità è molto buona anche in questo gioco. Perché ho toccato dentro? Ecco, questa è una cosa che ogni tanto succede.
quando si sfiora il tasto centrale si va sul funziona da tasto back e a volte può creare qualche fastidio, però basta stare attenti dove si mettono le mani. Ok, andiamo nel porto nuovo, passiamo davanti alla statua di Cristoforo Colombo, facciamo un giretto nelle Rambla con la macchina. Vedete anche i dettagli dei palazzi, sono molto elevati. No, lì non si può entrare, tutte le volte si prova ma non si riesce. Volevo andare da Rume a mangiare il polpo alla gallieca ma non sono riuscito. Vedete che comunque è sempre un'ottima giocabilità, molto sensibile. Ok, dai, ormai abbiamo finito, andiamo a vincere, l'avversario si è fermato praticamente. Ok, eccoci qua. E anche qua ottima giocabilità, nessuna perdita di frame, solo questo fastidio che ogni tanto prendo dentro il tasto. Va bene, e ora andiamo a vedere come si comporta in uno sparatutto horror come di Trigger 2. Un attimino che sta caricando, si va a connettere Google Play, gioca, non mi ricordo se ha già... Spero che mi faccia ripartire dove ero l'ultima volta, vabbè se non fa niente. Ok, eccoci qua. Allora, va bene. Tanto che la scritta Fresh Meat è veramente inquietante. Ok, andiamo. Procediamo. Non è una bella compilation qui. Che è successo? Sei bellino. What do we have here? Ok, giriamoci che ne abbiamo uno alle spalle. Proviamo a fare il cambio arma, più divertente. Due belle mazzate, assestate per bene. Ok, eccoci qua. Bene, ora dove dobbiamo andare? Ok, direi basta perché sennò stanotte non dormo. Beh, come avete visto, a parte ludica assolutamente all'altezza, ribadisco le mie perplessità sul volume, secondo me è un po' troppo sbilanciato sugli alti, e la batteria, attenzione, che scende piuttosto rapidamente. Un bel processore però non molto supportato a livello di autonomia, ma anche di questo ne parleremo approfonditamente nella video recensione prossima avventura. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Batista 70, per Batista 70 Phone.